Buonasera amici telespettatori, eccoci qua con la puntata numero 285 di Tempi Supplementari. Partiamo con quest'anno 2024 con il nostro calcio. In realtà non ci siamo mai fermati, sono andate in onda le puntate sul resoconto dall'andata delle nostre categorie dentistiche. Lunedì scorso invece il primo dell'anno è andata in onda la puntata particolare su A Tutta C, invece adesso torniamo noi praticamente in diretta con il nostro calcio. Si comincia, ricordiamo che l'eccellenza fino alla seconda categoria, il campionato comincerà da domenica prossima. L'eccellenza invece è scesa in campo per un appuntamento importante e questa sera ne parleremo tanti contributi che arriveranno da Seregno, con l'ospite qua con me in studio che non parla solo della finale di Coppa di Eccellenza ma tanta Serie D, perché la Serie D invece è scesa in campo con la sua prima giornata di ritorno. Vado a salutare Paolo Piccinelli, ciao Paolo, ciao. Stefano Svavoldelli, che la squadra di Antenna 2 ancora nel 2024, Luca Carminati sempre con noi, sarà sempre con noi fino a quando noi ci saremo, che ci guarda da sopra, mi dirà che camicia su Arna, che camicia ti sei portato. Vabbè. Claudio Falconi, ciao Claudio, direttore generale dell'Orsa. Buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci seguono dai Antenna 2. Ho visto che avete rinnovato il parco mezzi, qui la tecnologia è diventata importante, ma non c'è ancora la telecamera che smagrisce. Serve una telecamera che snellisca. Siamo ancora forniti. Lì bisogna chiedere all'altro che miracoli può fare. Anche a me le chiederei anch'io questa cosa, ma va bene, perfetto. Sì, abbiamo tanta roba nuova in regia, qua in studio tanta roba nuova, pian piano arriveremo a essere perfetti, anche lì ci stiamo migliorando. Ma noi parliamo di calcio questa sera. Claudio, ovviamente ieri, oltre che faremo un focus anche sull'Orsa, visto che l'abbiamo qua, riusciamo a parlare un po' di anche questo girone dell'Orsa, ma ieri io e Claudio eravamo presenti per questa finale. Paolo invece era dislocato. Ma ci sarei venuto volentieri, però sai. C'era la Serie D. Infatti, quanto mai, ho detto ieri a Gianlauro, ho detto ma perché non è giocata di sabato questa finale? Vabbè. E mentre l'unico Lazzarone ieri. Presentalo. Il sabato. Ecco, stasera aveva ancora una domenica di ferie. Ebbene sì, me la son goduta. Aveva ancora una domenica di ferie, domenica invece sarà a seguire Albino Gandino Cenate sotto, se non sbaglio, per quanto riguarda la promozione come partita di Antenna 2 TV. Partiamo allora subito con la Serie D, avremo quattro blocchi, sarà una puntata eccezionale anche questa sera, però di tempi supplementari, ma già col calcio giocato, e partiamo con la Serie D, girone B, andiamo a vederci i risultati, cominceremo a commentare da lì, ma attenzione perché avremo tanta roba sulla finale, anche l'intervista al presidente del CRL. Questi sono i risultati del girone B, lascio commentare già da Paolo, Claudio e Stefano, a voi. Beh, lo sai che quando inizia il girone di ritorno si dice che inizia un altro campionato, e può essere, perché alcuni risultati sono effettivamente sorprendenti. Cominciamo col dire che il Caldiero Terme ha raggiunto in vetta la classifica l'Arconatese, vincendo contro la Folgore Caratese di un Carmine Parlato che dopo l'esperienza negativa a Cialis Muzzane ha preso la via di Karate Brianza pensando di portare comunque la sua esperienza. Purtroppo, insomma, di esperienza ne ha molta, ma i risultati, ahimè, non stanno arrivando. Anche l'Arconatese inizia piuttosto maluccio questo girone di ritorno, perdendo con il Club Milano per 2-0, e intanto c'è un Piacenza prepotente che arriva da dietro. Hanno avuto qualche difficoltà col vecchio allenatore, c'è stato un periodo in cui hanno perso addirittura 3 partite in 7 giorni, ma da quando è arrivato Stefano Rossini la squadra ha inanellato una serie di vittorie impressionante, 6 vittorie e 3 pareggi, e ora si trova a meno 4 in classifica. Ieri sotto i colpi di Recino e compagni sono finiti i poveri giocatori della Virtus Cerano Bergamo, che hanno preso 6 gol, esattamente come il Brusa Porto tempo prima. Quindi il Piacenza non fa torto a nessuno, ne segna 6 all'uno e 6 a quell'altro. Con le bergamasche. Dunque le prossime bergamasche che vanno a fare il Piacenza, attenzione. Sono avvisate. No, beh, domenica c'è Villa Valle Piacenza, non credo che finirà con 6 gol da una parte e 1 dall'altra. In ogni caso c'è appunto un Villa Valle che ha iniziato alla stragrande questo girone di ritorno, andando a vincere 4-0 sul campo del Brusa Porto, ed è un Villa Valle che continua veramente a sorprendere. Ieri probabilmente il Brusa Porto non era in giornata, però c'è anche da sottolineare che c'è questo Villa Valle che, lo abbiamo detto, subisce pochissimo, e ieri ha continuato a segnare senza subire, a parte il gollettino che hanno preso a Caldiero nell'ultima di campionato, nell'ultima dell'andata. Il trend della formazione di Marco Sgro è sempre un trend da clean sheet, quindi 9 partite, 8 clean sheet e 1 gol, esatto, a Caldiero contro la capolista, quella che adesso è anche capolista insieme all'Arconatese. Piacenza, poi lo dirò anche da Claudio, Piacenza che, Paolo, se guardiamo i numeri,
Io penso che nelle ultime 8 giornate abbia recuperato almeno 10 punti alle capolista, sì, perché è arrivato a 4 e era partito da lontanissimo. Sì, perché l'Arconatese qualche passo falso lo ha commesso, lo stesso Caldiero che comunque non era tanto più avanti del Piacenza, quindi il Piacenza secondo me è, l'abbiamo detto tante volte, la squadra che prima o poi alla fine arriverà prima di tutte. Io sono pronto a scommetterci perché hanno struttura, organizzazione, adesso hanno anche una squadra che esprime un calcio veramente di alto livello. Il Palazzolo ieri è stato sorprendentemente sconfitto in casa dal Desenzano, era un derby, il Desenzano in gol c'è andato Paloschi che ha festeggiato al meglio il suo 34esimo compleanno, un gol dei suoi, lo vedremo poi nella clip delle immagini. E lo sentiremo anche parlare. E poi in fondo alla classifica direi importantissima la vittoria dell'Atrizium che ha ribaltato lo svantaggio iniziale in casa del Legnano, mentre il Ponte San Pietro purtroppo insomma non ce la fa a dare, come dire, un'inversione al proprio campionato, così come il Crema che ieri ha perso col Caravaggio 2-0. Insomma sono squadre che secondo me faranno molta fatica a rientrare nel giro salvezza. Allora, i play-out si aprono con la Trizium a 19, il Ponte vuol dire che ha già 7 punti dai play-out, a parte la forbice e non forbice che ci possa essere o meno, dunque per il Ponte, e poi soprattutto come ha detto Paolo, Ponte e Crema non danno neanche segnali, neanche sul mercato, cioè quasi dico, Claudio, essere rassegnati. Sì. Direi di sì, il segnale che viene da un po' di domeniche ormai è questo, perché se volevi preparare nuovi inserimenti lo avresti fatto appena prima dell'inizio del mercato, e per tutte e due le società direi che nessun inserimento, nessun movimento è veramente segnale che esistono delle difficoltà. La società probabilmente ha pensato di poter trovare al proprio interno la soluzione del problema, ma credo che in realtà sia assolutamente difficile. Comincia ad esserci una forbice tale che il cammino è, e il macigno è sempre più pesante, secondo me, perché poi anche la possibilità di reagire se vedi segnali, ma se è così, insomma, è veramente difficile. Anche perché i punti il Ponte li ha fatti quasi tutti nelle prime giornate, poi di fatto non ne ha più fatti anche dopo il cambio mister, non c'è stata nessuna inversione di tendenza. C'è anche una Folgore Caratese che ha commesso evidentemente degli errori di valutazione, hanno puntato su Vinicio Spinal per la panchina, il presidente evidentemente non ci ha creduto molto, l'ha esonerato praticamente subito, si è affidato. E poi Criscitello aveva detto che era più la colpa del DS, che l'ha voluto e lui non conosceva, che poi l'ha esonerato quasi, che Criscitello non sapeva neanche che esonerava. Cioè, però che io penso che Vinicio... che i presidenti non sappiano nulla, uno come anche perché uno quel come presidente è esattamente un po' come il mio presidente, cioè voglio dire, c'è sempre, ci sono sempre, quindi sono situazioni che non stanno né in cielo né in terra. E poi, se vogliamo, io penso che 14 punti di quei 20 che hanno li ha fatti Vinicio al Senale. Decisamente. Esatto. Nelle prime giornate, perché poi sono cambiati allenatori, è arrivato questo fenomeno, va bene che gli hanno cambiato anche 15 giocatori, mi sembra una pausa natalizia ha parlato, però è in grossa crisi. Partiamo col giro gol, dai, cominciamo. Vediamo. Col giro gol, Paolo, e poi andiamo a averci un po' i servizi, cioè, le bergamasche le abbiamo. Ne mancano all'appello alcuni, purtroppo non li abbiamo trovati in rete questa settimana, ed è un peccato perché ci mancano proprio i gol del Caldiero e del Club Milano, non so se ci mandano i gol. Ecco, cominciamo con Clivense Varesino, la Clivense in maglia bianca che passa in vantaggio, c'è questa doppia finta nel cuore dell'area, arriva Sissé al 38esimo del primo tempo e realizza l'1-0. La Varesina che ha il miglior attacco del campionato fa fatica a segnare a questa formazione, ma segna un gol meraviglioso, c'è un assist con un esterno sinistro meraviglioso per Gasparri che firma l'ennesima rete del suo campionato per il gol dell'1-1 che vale il terzo posto in classifica. E qui siamo al Garilli di Piacenza, dove la formazione di Stefano Rossini passeggia sul Cisarano. Il primo gol, il velo a centro area di Recino e il gol di Ndoye. Siamo al 19esimo del primo tempo. Il Piacenza ha il demerito di non segnare subito, però poi recupera con gli interessi nella ripresa. Qua siamo al 5° del secondo tempo. Corradi controlla il limite dell'area, una sassata che buca le mani al portiere per il gol del 2-0. Alla sagra del gol partecipa anche Giorgio Recino, che vince un contrasto in maniera anche un po' fortuita con un difensore, entra in area e batte il portiere Recino, che tra l'altro non è dato al meglio delle condizioni, per fortuna, perché se comincia ad entrare in forma anche lui sono veramente dolori. E qua comincia anche lo show negativo della difesa. Già sei sotto per 3-0, regali un pallone invitante al tuo avversario che fa il quarto gol con D'Agostino, e poi sale in cattedra anche il neoacquisto Marquez,
che realizzerà una doppietta, ma anche in questo caso insomma, la responsabilità dei difensori mi pare evidente. Qua le marcature sono veramente molto molto larghe, le maglie larghissime, la conclusione, il portiere fa quello che può, però i difensori si dimenticano di seguire Marquez che di testa realizza il gol del 5-0. Il 6-0 è ancora peggio. Incommentabile. Un retropassaggio che non è un retropassaggio, è un assist per l'avversario, ancora Marquez, e siamo sul 6-0. A tenere in qualche modo alto l'onore della Virtus Cesarano ci pensa Careccia, doppia finta stile De Nilsson, un gran sinistro sotto l'incrocio dei pali, un grandissimo gol, però 6-1, e ora per il Cesarano sono 31 gol subiti complessivamente, un bilancio difensivo direi abbastanza preoccupante. Qui siamo a Palazzolo, dove appunto Alberto Paloschi realizza il gol con questa palla che prende questa traiettoria a cadere, è un gol importantissimo perché il Desenzano va a sbancare uno dei campi più difficili della provincia, che è appunto quello di Palazzolo. Il Villavale, l'abbiamo detto in apertura, è la squadra del momento, a parte il Piacenza e le grandi big, è una squadra che passa in vantaggio sul campo di Brusaporto con il suo bomber Ferrari su calcio di rigore al minuto 30 e poi non si accontenta. Nel secondo tempo, su questa ripartenza, arriva il gol di Siani, colpevolmente lasciato solo dal difensore che avrebbe dovuto probabilmente controllarlo. Arriverà anche il 3-0 di Meic, adesso qui l'azione... Vediamo che c'è questo, credo che sia un tiro dalla distanza, anche da fuori area, c'è il controllo, il portiere manco ci prova. 3-0, e questo è il segnale di una squadra in grande condizione e dall'altra parte una squadra che probabilmente si è arresa. E il segnale della resa è anche questo gol con un portiere e difensore che probabilmente non riescono a intercettare il quarto gol dell'avversario. A Ponte San Pietro Isella sblocca il risultato a favore della Casatese, arriverà anche il 2-0 dagli sviluppi di calcio d'angolo, la palla rimane lì, il più resto di tutti a buttarla in rete è Videcon al minuto 11 del secondo tempo, Casatese dunque che vince questa partita. Peccato anche per la Real Calepina, vi spiegherò poi perché è peccato. Questo è il primo gol, molto bello, c'è questa azione sulla sinistra, il colpo di testa vincente di Mandelli sul finire del primo tempo. Arriverà poi il pareggio della Real Calepina con Castelletto, ma qui è bravo Ecuban a rubare palla, prova la conclusione ma la palla gli rimane lì, contrastato da un difensore, e poi il sinistro morbido che va a piazzare il pallone laddove il portiere non può arrivare. Ma quando il cronometro segna minuto 92, è probabilmente l'ultimissima azione della partita, la palla arriva sui piedi di Aikoue, eccolo qua, miseria, che gol. Una sassata incredibile, il portiere sfortunato con la schiena la rimanda in rete, però grande entusiasmo perché la Castellanzese con questa vittoria sale a quota 22 e stacca il Legnano e la Folgore Caratese. Qui siamo appunto a Legnano, Legnano in maglia nera passa in vantaggio, il portiere qua non è diciamo irreprensibile su questa conclusione di Malagò, ma poi la Trizium sale in cattedra, e se il portiere aveva avvantaggiato la formazione del Legnano, c'è da dire che qua il portiere fa un grosso regalo alla Trizium, mamma mia, perché è completamente fuori posizione. Poi mi piacerebbe parlare anche di questi giovani portieri che vengono da vivai importanti poi cadono su cose abbastanza banali. Però dopo sei minuti dal pareggio arriva anche il gol del 2-1, Bertaglio di testa segna un gol della vittoria importante perché la Trizium stacca il Crema, lascia il Crema a meno 4, Crema che perde in casa contro il Caravaggio. Qua vediamo il portiere che respinge il pallone proprio sui piedi di Pilenga, e poi al 92esimo su azione di rimessa arriva anche il gol, qui è abbastanza fortuito, il portiere fa due volte il miracolo, poi il difensore copre l'uscita del portiere, ma evidentemente il portiere non era più in grado di arrivare sul pallone, ne approfitta Doria che segna il gol del 2-0. Vediamo errori difensivi incredibili che non si vedono nemmeno in categorie inferiori. Errori incredibili, ci pensavo, cioè, vedendo quest'ultimo, ma il difensore dentro un'area piccola non deve neanche pensare a controllare la palla, deve spararla via senza... A me, allora, visto che siamo in Serie D e che probabilmente sono tutti giocatori che vengono anche da vivai importanti, mi viene da chiedere, ma cosa insegnano in questi vivai qua? O giocano perché sono bravi o per altri motivi? Perché io vedo anche portieri che fanno degli errori che all'oratorio non li vedi più. Beh, di portieri ne abbiamo visti pochi poi salire di nuovo in categoria, dunque vuol dire che vanno praticamente a scendere. Forse Pagno abbiamo visto scendere, sì, a Ponte San Pietro, poi ci sono errori che neanche la scuola calcio puoi accettare. Però, cioè errori di posizione. Cioè ci sono portieri molto più importanti anche in categorie inferiori, magari qualche vecchio in più che magari ha scelto per motivi suoi, anche magari non riesci più a fare gli 5 allenamenti, non riesci più a tante cose, sì. Però giovani, come dice lui, che vengono fuori dal settore giovanile di Inter, Monza e tutto quanto. Ma come finiscono la regola, scendono di due o tre categorie e spariscono anche loro
nel marasma. Eppure, Claudio, la Serie D è una categoria importantissima. La vetrina è importantissima. Il mio pensiero è sempre quello che è una Serie D poi che vive di situazioni e di una classifica di destra e di sinistra anche dal punto di vista dell'economia, perché ha costi veramente proibitivi voler restare in quella categoria. Per cui dal punto di vista poi invece delle scelte, io credo che i giovani siano in Serie D spesso per il discorso della regola e dell'età. Poi una volta spremuti lì e finito questo momento devono scendere almeno di due categorie. Poi magari ieri abbiamo visto invece una situazione dove ti chiedi perché qualche giovane, uno di questi il portiere classe 2004 che abbiamo visto nel Ciliverghe, gioca solo in eccellenza, entra nel 2005, ha giocato titolare nella Solbiatese, il ragazzo che è entrato poi nel secondo tempo, anche lui un 2005, ha fatto veramente cose egregie ed erano in eccellenza. Ricordiamo che la Serie D è ancora l'obbligo, 2005, 2004, 2003, ancora i quattro giovani, mentre in eccellenza da quest'anno sono due giovani, sì. Cioè si alza il livello pian piano delle categorie, finalmente. Sì. Beh, è inevitabile, per quanto possano essere bravi i giovani, quando devi sceglierne tanti sulla quantità è normale che tante squadre facciano fatica e i giovani abbassino il livello. Se tu puoi avere solo due giovani e poi sceglierli ovviamente in maniera più oculata, è chiaro che con due vecchi in più il livello si alza. Io andrei a vedere, prima di andare in pubblicità, il primo servizio, andiamoci a vedere una partita, sentiamo le parole di Contini e le parole anche di Paloschi, dunque il mister della formazione del Cenzano e poi anche del bomber Paloschi, nella partita fra, adesso gli chiamo Felice di preparare la partita, me lo dirà lui, del derby bresciano fra Palazzolo e Cenzano. È un derby bresciano, una partita fra due squadre ambiziose, dove i presidenti sono ambiziosi, dove hanno la voglia di salire, dunque immaginatevi alla prima di ritorno, anche se il Desenzano probabilmente la classifica non è ancora positiva, mentre per il Palazzolo era buona, però immaginatevi che voglia che c'era di vincere questa partita. Io lancerei il servizio Palazzolo-Desenzano con le interviste. È una vittoria sicuramente importante per il morale, per il gruppo. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno impiegato questa partita su un campo non facile, dove si poteva giocare poco, e contro una squadra strutturata fisicamente abbiamo risposto colpo su colpo e in fase difensiva siamo stati impeccabili. E sicuramente dobbiamo pensare a partita dopo partita. Dobbiamo questi ragazzi capire che hanno delle grandi potenzialità e mettere davanti il gruppo a tutto all'individualità. Questo sicuramente fa ben sperare, però pensiamo partita dopo partita. Veramente quando i difensori fanno il loro dovere, anche merito dei centrocampisti e degli attaccanti. Devono continuare così, sono ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati anche in campo, quando perché possono andare in difficoltà, perché sono giovani, e questi artisti sono stati anche bravi a aiutarli. Sì, abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra e siamo contenti del risultato. Era una partita da giocare prevalentemente sul carattere e sulla voglia di vincere, e ce la siamo meritata tutta. Adesso riparte per voi un nuovo campionato in previsione dei playoff. Sì, noi anche durante la sosta abbiamo lavorato molto bene. Già prima che quando è arrivato il mister abbiamo sempre fatto ottime settimane e speriamo di raccogliere i frutti. No, alla fine si gioca sempre a calcio e le settimane si affrontano sempre allo stesso modo come le affrontavo in categorie superiori. Cerco di lavorare bene durante la settimana, di mangiare bene durante la settimana e poi i frutti la domenica penso che prima o poi si raccolgano. Restiamo nel girone B per quanto riguarda il campionato di Serie D e prima di passare poi avremo anche nel girone C, al di là del Breno, certo. Ieri c'era il derby Paolo da seguire Castagneto Breno, derby bresciano, questo era proprio derby per il girone dove sì. Sono inserite, perché la più vicina poi è, non dico Mestre, ma giù di lì. E poi avremo anche Treviso Chioggia, perché ieri c'era la partita, la prima di ritorno, c'era la partita che praticamente per me ha consegnato
il campionato al Chioggia, se già dovevano consegnarlo. C'era dubbio, sì. Poi andremo a vederlo perché è spettacolare, 3.000 spettatori in Serie D all'incirca, dunque sono cose belle che conciliano ovviamente con il calcio. Però stiamo ancora nel girone B e dunque andiamo adesso la sconfitta. Paolo ha detto peccato per il Real Crepina perché inserimenti importanti li ha fatti anche nel mercato, la squadra stava comunque risalendo la classifica, diretta rivale per la salvezza. Il pari poteva stare bene, invece si è perso. Vediamo come, sentiamo le parole di Capelli mentre vediamo gli highlights di Castellanzese, Real Crepina. Ma secondo me la squadra ha fatto bene. Primo tempo forse un pochino sotto ritmo rispetto a quello che siamo abituati, rispetto a quello che voglio, ma ci sta, la prima partita dopo la sosta. Secondo tempo invece abbiamo alzato il ritmo trovando giustamente secondo me il pareggio, anche se loro avevano avuto un paio di ripartenze dove potevano fare il secondo. Poi la squadra ha provato a vincerla, non si è accontentata. Però ecco, siamo stati puniti da un episodio che diciamo è, come posso dire, è stato un Eurogol, è stato molto bravo, si è inventato questo gol e quindi siamo qui a tornare a casa con zero punti, ma onestamente non ho nulla da rimproverare alla squadra perché ha giocato, ha corso, ha dato tutto, ha creato anche i presupposti per poter far gol, però oggi l'episodio ci è girato male e non va bene così, però nel calcio succede. Complessivamente abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me, ripeto, forse come ho detto prima un pochino sotto ritmo rispetto a quello che vogliamo, considerando il fatto che comunque siamo alla prima partita dopo la sosta, quindi ci può anche stare, però io dopo la partita di oggi guardo avanti con fiducia, ma l'ho sempre fatto con questa squadra, il processo che abbiamo iniziato è diciamo ci ha fatto arrivare a 23 punti a fine girone d'andata, ma diciamo che questa è una cosa che spesso ci capita, ma probabilmente perché ci ho pensato anch'io molte volte, le partite soprattutto nei primi tempi sono molto chiuse, sono molto tattiche, poi quando un pochino nel secondo tempo si aprono lì escono un po' le qualità dei singoli. Questo è Capelli, abbiamo visto l'Eurogol, due Eurogol, perché il pareggio del Crepina e poi l'ultimo gol della Castellanzese. Certo, Paolo diceva giustamente Crepina, poi un punto meno al Cisarano, e Stefano diceva Crepina è abituato a stare lì. Crepina sta facendo il suo, secondo me. È abituato a stare lì, Cisarano no? Cisarano che probabilmente sta faticando, hanno preso già 31 gol, a parte che ieri 6 in un colpo solo, ma 31 gol sono secondo me tanti e troppi per una squadra che vuole salvarsi con tranquillità. Io poi non so gli infortuni che hanno, magari in casa ci saranno qualcosina, ma un po' di rientri ci sono stati, è un po' il segnale che non è. Poi magari ci lei fa le due o tre giornate. È vero che giocava contro una corazzata, però abbiamo visto i gol, errori difensivi pesanti, squadra che a un certo punto sembrava proprio aver abbandonato completamente la partita anche a livello mentale. Eri a 24 punti 6 o 7 giornate fa, 5 o 6 giornate fa, vuol dire che non stai facendo punti, perché hai preso Caldiero, Piacenza, però vuol dire che hai 24 punti alla prima di ritorno e come ha detto Paolo giustamente, allora Crepina è abituato a stare lì, decideranno, non lo sono negli ultimi anni, non è mai, è sempre stato abituato che all'andata era praticamente salvo e giocava tranquillamente. Io adesso resterei ancora nel girone B, andrei a vedere la Legnano Tritium, Paolo Zerbi, gli chiedo a Felix di guardarci Legnano Tritium, andiamo a vedere, perché questa era una partita importante, soprattutto anche per la storia di Paola. Anche perché Legnano ha messo a disposizione dell'allenatore Emanuele Bardelloni, cioè giocatore che a Crema ha fatto male quest'anno, però ormai è un giocatore collaudatissimo per la categoria e quindi era una squadra secondo me temibile, quindi la vittoria da Tritium, per come la vedo io, è una grandissima vittoria. Due squadre che sul mercato hanno lavorato, sì. Anche la Tritium, sì. Anche lei con Luciano Di Paolo e il DS hanno cambiato, hanno fatto delle uscite, hanno fatto anche delle entrate importanti, perché ovviamente sono due formazioni che devono seguire a tutti i costi la salvezza, lì non mollano come magari alcune hanno già mollato. Ci abbiamo pronto, andiamo a vederci il servizio di Paolo Zerbi, Legnano, Tritium 1-2.
Dopo il successo sulla Virtus Cisterano-Bergamo, con cui si è chiuso il 2023, il Legnano torna al Mari per la delicatissima sfida interna contro l'Atrizium. La squadra di Zattarin vuole partire forte e ha subito una chance con Capitan Malagò, tiro che però si perde sul fondo dopo un'azione caparbia del capitano del Legnano. Ancora i Lilla che insistono, attaccando con costanza. Esposito entra in area di rigore dalla corsia mancina e apre il piattone, ma fa muro la difesa dell'Atrizium sul tiro del numero 11. Alla lunga però il gol arriva e il Legnano trova il vantaggio al minuto 15 del primo tempo. Batti e ribatti al limite dell'area di rigore, pallone che viene successivamente pulito da Malagò. Il capitano fa partire un mancino chirurgico che sorprende i lì pronti sul primo palo e porta avanti il Legnano. Minuto 15, esulta Malagò e tutto lo stadio Mari per una partita che sembra in discesa. Prova però a reagire l'Atrizium, palla di Ndiaye dentro per Caraffa, girata fuori dallo specchio. Alla mezz'ora punizione potente di Maspero, ma centrale, Mazzi alza sopra la traversa. Torna a farsi vedere il Legnano, palla messa dentro, ancora poco precisa la difesa dell'Atrizium nel liberare. Esposito però manca clamorosamente la girata in porta. Legnano avanti nel primo tempo con le immagini nella ripresa ed è diversa la pressione dell'Atrizium, tanto da indurre all'errore Talarico, ma il tiro a giro di Capogna va a lato. Minuto 18, occasionissima per il Legnano per chiudere definitivamente il match. Palla dentro di Malagò su calcio di punizione. Arriva il primo squillo di Emanuele Bardelloni in maglia Legnano, sul quale il lì pronti fa quel che può, ma è clamoroso l'errore di Rossi che da due passi manca il tapin, mandando il pallone a lato. Trizium che tira un sospiro di sollievo e che torna ad attaccare a testa bassa. Cross dalla destra libera Bagatini, ma Marulli prova la conclusione da fuori, respinta alla meglio da Mazzi. Legnano in trincea, ma il pareggio arriva ed è una vera beffa. Da rimessa laterale, palla che arriva a Meneses, entrato da poco in campo. Meneses vede Mazzi fuori dai pali e sorprende completamente il portiere del Legnano, trovando la parità. Minuto 26, 1-1 e Mari gelato da un gol che arriva veramente a sorpresa. L'Atrizium prende coraggio, Caraffa protegge bene il pallone e Rusconi prova un tiro cross che mette i brividi a tutti i tifosi del Legnano. Ma il ribaltone arriva subito dopo, corner dalla sinistra e colpo di testa vincente di Bertaglio, che svetta più in alto di tutti e segna così il gol del 2-1 per la squadra di Luciano De Paola. Partita ribaltata a sorpresa al Mari e Trizium avanti nel punteggio con Legnano chiamato ora a reagire. Ci prova subito Sangaré, entrato nella ripresa come Michael, ma para il portiere dell'Atrizium in due tempi. Eccola qui la conclusione di Sangaré. Minuto 38, occasionissima Legnano da corner, Mascetti salva sulla linea il colpo di testa di Bardelloni destinato in porta. Non è giornata per la squadra di Zattarin che attacca a testa bassa. Bardelloni sulla sinistra va via all'avversario diretto, ma né Sangaré né De Melo riescono a concludere verso la porta il cross dell'attaccante del Legnano. Bardelloni di fatto accentra tutto il gioco dei Lilla nella finale di partita, palla che poi arriva ancora a Sangaré, monumentale stavolta in lì pronti, ma col numero 20 comunque in fuorigioco. Finisce 1-2 e l'Atrizium espugna il Mari. Per il Legnano un passo falso che fa male. PaoloZerbi.com, era presente con noi ieri a seguire la finale di Coppa di Eccellenza. È andata bene ieri l'Atrizium, nelle immagini. Direi di sì. Sono quelle vittorie che 1-2 di stretta misura, ma il Legnano deve. Però queste due squadre, secondo me, daranno filo da torcere a quelle che hanno qualche punto in più là davanti. Attenzione a queste che sono veramente pericolose. E andiamo a vederci l'ultimo servizio per quanto riguarda il girone B. Ponte San Pietro e Casatese 0-2. Abbiamo il servizio, abbiamo le parole di Mister Bruni, che non dico che è un po' rassegnato, ma dovrà inventarsi non so cosa. Vediamo. Sì, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. La differenza tra noi e loro, che loro con le occasioni che hanno avuto hanno fatto due gol e hanno fatto una parata. Noi invece stavamo analizzando adesso la partita, abbiamo avuto 5 o 6 situazioni da gol e le partite le vinci se alla fine fai gol. Noi su quell'aspetto qua stiamo lavorando, però la cosa che mi incoraggia è che comunque la squadra è viva, perché oggi ha creato, se l'ha giocata alla pari. Ma no, qualità, hai creato, l'avevi preparata in quella maniera qua, le situazioni che abbiamo creato le avevamo preparate, le abbiamo lavorato bene, il problema è che negli ultimi 20 metri devi buttarla dentro, noi oggi non ci siamo riusciti, quindi la settimana prossima lavoreremo per portare a casa
la mole di gioco che stai facendo, perché la squadra è positiva, è coraggiosa, sta giocando con coraggio, e quindi andiamo avanti con quella voglia qua. Ma sì, sicuro, nel momento in cui vai, prendi due gol in tre minuti, poi può piegarti le gambe. Noi alla fine, anche con un po' di non organizzazione, però a livello nervoso sei andato in avanti e hai provato comunque a riaprire la partita. È vero che probabilmente loro si sono anche un po' abbassati, però anche magari merito nostro che ci siamo alzati di 15-20 metri. Però ecco, ripeto, torno a prima a dire che comunque la squadra è viva e bisogna curare di più il dettaglio, perché da quando sono arrivato io ogni minimo errore veniamo puniti. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi e non guardare la classifica, perché sennò ti demoralizza. Quindi noi pensiamo a noi a partita per partita e curando i dettagli che fanno la differenza per cercare di venirne fuori. Grazie Antonio Milanesi, che era a seguire questa partita. Il servizio è di Antonio Milanesi per Ponte San Pietro Casatese. Giriamo sul girone C, andiamo subito a vederci i risultati di questo girone C, dove ieri c'era una partita anche qua molto importante, delicata per la quota salvezza, per cercare la salvezza, era fra Castagnato e Breno. I risultati però sono questi che adesso andremo a vedere, con il Breno che ha sbancato Castagnato 3-0. Partiamo da lì, Paolo. Soprattutto no, Arnaldo, soprattutto c'era Treviso con l'Odiense Chioggia. Ah, sì, quello. La seconda contro la prima era forse l'ultima occasione per vedere se il Chioggia magari qualcosa poteva lasciare agli altri, no? Un po' le classiche briciole, nemmeno quelle. La Clodiense ha deciso che vuole vincere il campionato probabilmente prima della fine dell'inverno, e se va avanti così lo vincerà. Quando si dice che i campionati si vincono in primavera, bene, la Clodiense vuole evidentemente sfatare anche questa. Ma non ci sono più stato di una volta, Paolo. Ho capito, lo vince però, prima di primavera. Se lo vince prima della primavera, fa come l'Aurora Seriate di Luca Inversini una quindicina di anni fa. Però insomma il Treviso ci ha provato, grande cornice di pubblico, però Aliu è uno di quei giocatori che la differenza la sa fare, l'ha fatta anche ieri, e ora in classifica sono addirittura più 15. Credo che sia, non so se ci sono altri gironi o altri campionati in cui c'è una squadra un che ha pareggio e una sconfitta. 15, 15. 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 32 gol fatti e 9 subiti, cioè credo che i numeri siano veramente straordinari. E giustifichino a questo punto. Sì. Questa senz'altro. Differenza in classifica tra la Clodiense Chioggia prima e il Treviso che cercava di inseguire. Anche perché poi mancano di costanza anche le squadre dietro. Il Dolomiti Bellunese ieri ha perso, direi, in maniera abbastanza imprevista contro l'Adriese, che è una squadra insomma che la vediamo staccata di diversi punti. Però anche molto interessante il discorso in coda, a parte le due trentine che annaspano in fondo alla classifica. Da segnalare la vittoria del Cialis Muzzane, una vittoria importantissima per questa squadra che avrebbe dovuto spaccare il mondo, ma sta facendo comunque molta fatica. E poi c'era il derby di Castagnato con il Breno, che l'ha vinto in maniera perentoria, con grande autorevolezza, e ora guarda da vicino le squadre come Mestre, Luparense e Chions, che sono lì a 3-2. Beh, nonostante sia stato inserito in un girone complicato, il Breno comunque sta facendo un buon campionato, è in lotta per la salvezza. No, allora, no, Stefano, dire buon campionato. Beh, è lì perché lì stanno facendo. No, mi devo tenere. Perché non stanno facendo bene neanche le altre. Certo, però. Perché 18 punti dopo 18 partite o 19 partite vuol dire che è la media di meno di un punto. Sì, partita. È vero. Non è un buon campionato, Stefano, se hai meno di un punto. No, allora in generale no. Il malcomune mezzo Gaudio. Nessuno corre e sì, no, in generale no, però se teniamo conto che è stato ripescato all'ultimo, che ha costruito una squadra all'ultimo, sì, che è stato inserito in un girone complicato, beh, alla fine è stato. No, no, ma è vero. Non è che era disarmato il Breno, voleva questa salvezza, non è che c'è partito. Il Breno, no, allora ha ragione Stefano, l'abbiamo anche detto quando c'era il direttore generale Foresta in collegamento con noi. Il Breno ha tante, diciamo, tante attenuanti. Ha saputo in ritardo quale sarebbe stata la sua categoria, è stato inserito in un girone che ha creato anche difficoltà di tipo logistico, che ha richiesto dei costi particolari, però è sempre calcio, non è che dici devo andare a giocare a pallavolo, non sono è sempre calcio. Sì, sì, chiaro. Hanno commesso degli errori probabilmente in fase di mercato, ci stanno mettendo mano, adesso sono arrivati anche due giocatori che secondo me faranno molto comodo, Burato a centrocampo e Arcidiacono in difesa, che secondo me per quel poco che ho visto ieri sono due giocatori di grande fisicità e anche di grande esperienza tattica e possono servire. Insomma, come l'anno scorso, che poi nel giro di ritorno, quello che c'è di bello è che se tu, Claudio, non hai fatto bene, perché lo sanno anche a Breno, che finora, l'ha detto anche Foresta, non l'abbiamo fatto neanche bene,
però tutto sommato non hai fatto bene e a tre punti hai diverse squadre, se non vogliamo due, c'hai grosse possibilità. Allora, due cose colgo dalle informazioni un po' così che abbiamo raccolto. Sicuramente essere partiti con il ritardo dovuto a quale sarà la categoria in cui andrò a giocare e quindi muoverti per fare mercato con un po' di ritardo ha sicuramente penalizzato la formazione della Valle. È anche vero però che sono stati capaci l'anno scorso di lavorare bene in un certo modo e di saper recuperare facendo un girone di ritorno. Quindi credo che il Breno possa guardare con una certa fiducia il discorso del girone di ritorno, che comincia veramente bene, perché era dietro al Castagnato, la vittoria di ieri gli consente di balzare in avanti e, come diceva Arnaldo, di avere a tre punti davvero una situazione un po' più facile, una classifica che a quel punto ti sorride, quantomeno ti sorride, ti vede fuori dalla zona. Beh, può anche raggiungere la salvezza diretta. Sì, sì, assolutamente. Sì, certo. Però è chiaro che è anche perché non c'è nessuno che sta andando. Esatto. Cioè qui ce n'è una che domina e le altre che una domenica sì, una domenica no, inciampano in un risultato negativo o comunque nel pareggino. Perché la media punti della parte di destra è davvero è molto una media bassa. Povera. Dalle Riese a 23 scendendo, esatto, media punti bassa. Infatti, se vediamo Luparense, Mestre, squadre che alla sesta giornata avevano 10 punti quasi in più del Breno, mentre adesso sono lì a ridosso. Dunque, anche questa è la bella speranza di una squadra che, come dicevamo, Breno è abituato a star lì, abituato a non mollare mai, a morsicare il pallone. Magari quelle davanti no, e tu andrai a agganciare. Questa, ovviamente, è anche la nostra speranza, perché noi tutto sommato. No, il Breno ha confermato di essere una buona squadra quando gioca in trasferta. Ossia, quando non ha l'obbligo di fare la partita. Io ho notato anche questo ieri. Il Breno ieri non è che abbia fatto grandi azioni, ha sfruttato benissimo le difficoltà palesi del Castagnato, che a livello difensivo è un colabrodo, infatti era la peggior difesa del girone. Ha fatto densità a centrocampo, ha chiamato San Pietro a fare un lavoro anche forte di interdizione, che non è nelle sue corde, ma l'ha fatto benissimo. E ha avuto, diciamo, nella solidità difensiva e nel controllo di Pesenti l'altra arma in più. Quindi ti dico la verità, il Breno quando gioca in trasferta e non ha l'obbligo di fare la partita, gioca un buon calcio. Lo vorrò vedere domenica. Con Treviso. Sembra un po' l'Orso Iseo qui, io non ho davvero i dati, i numeri, ma le nostre difficoltà sono veramente state quelle. Io ce li ho, dopo li vediamo. Rispetto perché ad altre situazioni, giocare in casa ci ha messo in difficoltà, ci ha penalizzato, non so se perché chi arriva al De Rossi ci mette quel qualche cosa in più. Claudio, giocare tutte fuori? Partiamo per il girone di ritorno giocando le tre, due sicuramente, ma probabilmente tutte e tre le partite che dovremmo giocare in casa, la prima, la seconda e la terza giornata, abbiamo scelto di giocarle a Adro, dove tra l'altro la squadra si sta anche allenando sul sintetico, che era il sintetico del Franciacorta, e per tanti motivi uno potrebbe essere risolto il problema legato già un po' troppo vicino, bisogna andare ancora un po' a questa situazione per cercare le vittorie. Allora, quando rientriamo andiamo a vederci proprio gli highlights di Breno Castagnato, ne parleremo ancora con Paolo, vedremo anche un minuto e mezzo di intervista a Florindo, allenatore di Treviso, che oggi prevede quella partitona, e parleremo di questo ancora girone C e poi passeremo alla finale Coppa di Eccellenza. Per ora rec pubblicitario. Le immagini del derby, il Castagnato Breno per quanto riguarda la Serie D, poi torniamo con Paolo. Prima andiamo a sentire le parole di Bersi, del mister della formazione del Breno, e vediamo questi tre gol che hanno dato una vittoria importante per il Breno, scavalca in classifica il Castagnato e abbiamo detto si porta a tre punti dalla salvezza diretta praticamente. Vediamo. Partita oggi penso approcciata bene da parte della squadra e fortunatamente questa volta siamo stati bravi noi a farla girare subito dalla nostra parte, perché poi come abbiamo detto tante volte nel girone d'andata, quando si riescono a sbloccare le partite diventa un'altra partita, e oggi siamo stati bravi veramente, i ragazzi sono stati lucidi, cattivi da subito con l'atteggiamento giusto per cercare di portarla dalla nostra, e poi a differenza della partita dell'andata siamo riusciti a creare tanto e anche a concretizzare, perché poi un po' oggi mi ha ricordato la partita dell'andata, dove al primo tempo abbiamo creato 5-6 palle gol importanti,
ma che non eravamo stati bravi a concretizzare e poi siamo stati ripresi. Oggi i ragazzi sono stati veramente bravi, era un derby, ci tenevamo comunque a far bene contro l'unica bresciana che va nel girone e l'abbiamo portato a casa, quindi siamo molto molto soddisfatti. Il gruppo, io è da tempo che dico che è un gruppo che ha dei valori, oggi abbiamo espresso al meglio probabilmente anche i valori umani, dove c'è stata comunque la squadra che tutta insieme ha voluto fortissimamente questa vittoria, questo risultato. E deve essere però logicamente solo il primo di una serie di cui abbiamo bisogno per toglierci da una posizione di classifica che ancora è molto deficitaria, e i punti che dobbiamo fare sono tanti, e a partire dalla prossima giornata col Treviso, dove sappiamo di incontrare una squadra con qualità importanti, dobbiamo fare il nostro massimo per cercare a portare a casa, perché è un campionato dove abbiamo visto che giocare con la prima, giocare con l'ultima, c'è sempre comunque l'opportunità di far gol e allo stesso tempo purtroppo di prenderlo, quindi dovremo ripetere la partita di oggi con una mentalità che non può cambiare. Beh, giocare con la prima o con l'ultima è meglio evitare. Le prime due, se potessi anche non giocare, magari eviterei. Dopo con le altre me la gioco. Sì, no, ma è un Breno che comunque ha cambiato un po' il suo modo di giocare. Dal 4-3-3 dei primi tempi, in cui uno si specchiava in questo bellissimo modulo, ma quando prendevi 3-4 gol, cioè il mister ha capito che era il caso forse di fare dei correttivi, adesso gioca con 4-2-3-1, Maritato ormai mi sembra uscito un po' dai radar, Brancato è fuori per un infortunio alla spalla, non so quando rientrerà, per cui è un Breno che poi hai detto due nomi importanti, certo. Dovevano essere due nomi importanti. Però sì, è vero, però Brancato non è mai, probabilmente è uscito ben presto dai radar e dal novero dei giocatori che il mister intendeva come titolari, gli ha preferito sempre Tagliani e Baschirotto in difesa, e anche Maritato ha dimostrato nelle volte in cui ha giocato di non essere probabilmente il terminale offensivo che ci si aspettava. Comunque è un Breno che gioca un buonissimo calcio quando gioca in trasferta, e in casa che deve dimostrare di essere più squadra. E vediamo, domenica arriva questo Treviso, si porterà al seguito un sacco di tifosi, perché questo almeno è quello che si vocifera, e deve cominciare a fare anche i punti in casa. Se il Breno riesce a fare anche i punti in casa, riuscendo a evitare le classiche amnesie dei primi minuti, beh, è una squadra che si può tranquillamente salvare. Allora, attualmente abbiamo ancora domenica, siccome ci sono tanti anticipi per quanto riguarda la Serie D, sia Girone sì. C che Girone B, perché poi c'è il turno infrasettimanale, se Antonio magari ci sta seguendo, che ci conferma che si giochi la domenica e non si anticipi al Tassara di sabato pomeriggio la partita fra Breno e Treviso. Castagnato invece male. Male, male. Allora, il Castagnato ha perso diversi giocatori, Soragna, Lancini, Esposito, è arrivato Marrazzo, però cioè, non è che sinceramente è arrivato un giocatore in grado di cambiare le sorti di questa squadra. Dietro sono molto fragili, a centrocampo fanno buona quantità, ma manca la qualità, e davanti Pesenti, che poi tra l'altro è stato espulso per doppia ammonizione, un eccesso di nervosismo. Pesenti è un giocatore che, se viene controllato, e Tagliani e Baschirotto lo hanno fatto benissimo, non è in grado di incidere più di tanto. Quindi è una squadra, secondo me, destinata alla retrocessione. Andiamo a vederci anche l'altra partita, o meglio, la partita di cartello, ora quanto era fra il Treviso e Chioggia, anche se il Treviso era comunque a meno 12. Adesso è andato a meno 15, era meno 12, poteva corgiare a meno 9, non so cosa, però era la partita, 2700 spettatori, insomma, però che oggi l'ha portata a casa, anche lì senza subire gol. Sentiamo l'intervista di Florindo, e anche il migliore in campo, che neanche farlo apposta, è stato il portiere del Treviso. Vediamo. Voce di mister Florindo e del migliore in campo, il portiere Tommaso Sperandio. Mister Michele Florindo, un commento generale sulla gara. È stata una partita bella e battuta dal primo all'ultimo minuto. Credo che la squadra abbia prodotto anche delle situazioni importanti e creato delle occasioni importanti per far gol, però ci siamo riusciti, e purtroppo loro invece sono riusciti a capitalizzare la palla nel secondo tempo e sono riusciti a portare a casa la partita. Mi dispiace, ma sinceramente un poco da recriminare ai ragazzi, visto il volume e l'intensità della partita di oggi. Dispiace solo per il risultato, ovviamente. Ci tenevamo tutti, io per primo, a portare a casa dei punti, oltre alla prestazione che oggi comunque è stata di livello assoluto.
Una partita molto aperta, loro giocavano bene, ci stavano aspettando lì pronti al nostro sbaglio per ripartire in campo aperto. E noi invece fin dal primo minuto li abbiamo messi lì alle corde, abbiamo avuto due o tre occasioni che è stato bravo il portiere loro. E dopo il secondo tempo purtroppo sulla nostra disattenzione ci hanno puniti. Abbiamo qualche gol, Paolo, per questo girone? Sì. Andiamo a vedere i gol e poi passeremo alla finale, ai Coppe di Eccellenza, ma prima stiamo ancora su sì, questo girone. Ne ho trovati alcuni in rete, li abbiamo messi lì, ma più che altro l'occasione per commentare più che altro la categoria, non commentare precisamente i gol. Beh, io Charles Musan che vince fuori casa, sai, Charles è vero, male, doveva spaccare il campionato, noi diventavamo a 6 lì in fondo, ha cambiato tanto, o meglio qualcosa adesso nel mercato, attenzione dietro. Questa può risalire? Per la salvezza, per la salvezza. Non credo. Io sono abbastanza scettico su questa cosa, nel senso che il Mestre è comunque una squadra che ha dimostrato nel giro di andata, pur con qualche difficoltà, ma avevano iniziato piuttosto bene, c'è stato un periodo che avevano vinto anche 4-5 partite consecutive, quindi c'è un potenziale, a differenza del Charles Musane, che se vince, ne vince una, poi magari ne pareggia e ne perde le altre. Dietro mancano di continuità, e mi sono permesso anche di dire che il Castagnato farà fatica a salvarsi, anzi ho detto proprio che retrociderà, ma l'auspicio è quello che possano tirar fuori l'orgoglio, perché ieri ho visto una squadra molto nervosa, Pesenti capitano espulso, quindi si beccherà minimo due giornate, forse anche tre. Cioè, io se vengono a mancare anche queste certezze, vengono a mancare anche i leader, Anelli ieri veramente nervosissimo, è stato messo in rilievo anche dalle immagini, spingeva di qua, spingeva di là. Cioè, per carità, magari sei stato anche provocato, però sei un giocatore molto esperto e l'allenatore e i tuoi compagni fanno affidamento su di te. Cioè, se l'arbitro ti vede e il guardaline, invece di girarsi dall'altra parte, come ha fatto, segnala all'arbitro certe situazioni, anche Anelli rischiava magari l'espulsione. Cioè, vengono proprio a mancare a Castagnato, secondo me, i presupposti della serenità, che sono quelli che ti fanno comunque fare il risultato. E ieri forse sentivano anche la partita, c'era tra le due squadre, praticamente chi vinceva di quelle è quella che diceva magari ma senz'altro era molto sentita, ma il Breno l'ha gestita benissimo anche a livello caratteriale, perché il campo piccolo è un campo dove ovviamente tutti addosso al pallone, cioè è difficile insomma avere le praterie e potersi muovere, per cui i contatti, i contrasti erano molto frequenti, quelli del Castagnato ci andavano giù un po' più pesante dal mio punto di vista, segno evidente di una certa mancanza di tranquillità. E questa è la situazione, ovviamente esatto. In bocca al lupo alla formazione del Breno, domenica abbiamo detto Breno Treviso, poi ci sarà Breno Charles Musane, quella sarà una partita importante al Tassara, sarà quello, certo se riesci a muovere la classifica col Treviso che potrebbe arrivare un po' anche così, sai, adesso hai perso tutto l'obiettivo di vincere, ovviamente l'obiettivo è però sempre il Treviso, che arriverà con i suoi bei tifosi e l'obiettivo di arrivare, chiudere al secondo posto, poi lei si può giocare veramente i play-off in questo campionato, squadra e società come Treviso, dove ci sono strutture, società, eccetera, eccetera. Passiamo adesso, andiamo al campionato di Eccellenza, apriamo un po' la pagina di questa finale di Coppa di Eccellenza per riaprire il campionato di Eccellenza, o meglio i campionati che cominceranno domenica prossima. C'era in questa partita, la finale di Coppa Lombardia, Coppa Italia Lombardia di Eccellenza, si giocava a Seregno, scelta giusta, campo spettacolare. Io prima di passare ai commenti insieme a Claudio, Paolo e Stefano, lancerei le parole di Pedrazzini, abbiamo raggiunto il presidente del CRL, prima della partita, con lui non siamo stati a esaminare la partita, il dopo o meno, perché abbiamo parlato col presidente del CRL, e mandiamo il pezzo dove si parla soprattutto di questa finale di Coppa. Andiamo a sentire Pedrazzini ai nostri microfoni. Il presidente del comitato CRL, comitato regionale Lombardo, siamo presenti per questa finale di Eccellenza, Coppa Lombardia, si affrontano due squadre, la Solbiatese e il Ciliverghe, arrivano due gironi diversi e questo, se vogliamo, è anche il bello. Sì, buongiorno a tutti, intanto assolutamente sì, è il bello di questa competizione che alla fine c'è un confronto anche fra tutte le società di eccellenza, la nostra eccellenza che è tanto, tanto giustamente ambita, e quindi questo è bello. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa il presidente del Ciliverghe diceva che ha dovuto eliminare praticamente per arrivare alla finale tutte squadre e tra l'altro molto competitive del girone A, e quindi oggi ha ancora questo tipo di sfida da affrontare, molto, molto bello, due gran belle società, due gran belle squadre, quindi siamo contenti. Quest'anno io mi sento dire che sono arrivate le squadre più brave
a saper sfruttare i momenti, e forse non le più forti, perché magari Leone o Spitaletto hanno qualcosa in più, anche il Pavia stesso. Ma è sempre difficile fare questo tipo di confronto poi fra gironi diversi, perché ogni stagione, ogni momento della stagione è diverso per tutti. Mi immagino che lo Spitaletto all'inizio, avendo cambiato tanto, pur essendo un grosso nucleo del cast Brescia lo scorso anno, abbia dovuto, come dire, rodare, per esempio. E poi qua è una gara dentro fuori, quindi nel dentro fuori di squadre di livello ce ne sono tante. Io credo che Soldati e Ciliverghe siano veramente di quel livello, probabilmente hanno avuto un po' meno continuità di altre per non essere davanti in assoluto, ma da un punto di vista della qualità individuale di squadra sono due belle squadre, e nelle partite secche evidentemente hanno fatto valere con pieno merito, insomma, di essere qua oggi a disputarsi questa gran bella gara. Sono da poco presidente e, come hai detto tu, ricordiamo ancora il nostro compianto Tarecchio, perché ci siamo qui e grazie anche al lavoro che ci ha un po' ispirato lui. Quando sono andato a Firenze l'anno scorso per assistere alla finale CAS Brescia contro la squadra di una squadra campana, adesso mi sfugge il nome, gran bella finale tra l'altro anche in quel caso, insomma, noi lombardi quando andiamo in giro ci danno degli onnivori sportivamente parlando, perché in tutte le competizioni, nei tornei delle regioni con le rappresentative eccetera, siamo sempre visti un po' come un'eccellenza, e questo non devo dire che non mi dispiace onestamente. Quindi sono andato con orgoglio a vedere il cast l'anno scorso e che ha inorgoglito, io credo, e debba aver inorgoglito un po' tutto il nostro calcio dilettantistico lombardo, con un percorso che praticamente è stato un unplane assoluto. Quindi bello sarà che oggi, da stasera, una delle nostre squadre partirà per provare a fare lo stesso percorso, quindi saremo tutti tifosi lombardi di chi oggi riuscirà a conquistare questa coppa. Sì, è stato bello anche in conferenza stampa sentire il patron della Solbiatese e il presidente del Ciliverghe raccontare proprio la storia delle società, no? Noi rappresentiamo il territorio, il calcio di territorio, niente di più bello di vedere una frazione all'interno di un paese comunque importante come Mazzano, che fa questo percorso, che porta comunque la società in Serie D anche per diversi anni e che riesce a reggere questo livello di calcio per il suo territorio, così come Solbiate, che non dimentichiamo, c'è una grandissima storia, ma come raccontava il patron ha addirittura una dimensione di paese più piccola e che riesce comunque a primeggiare nel calcio dilettantistico, ma di alto livello, con qualità e con grande trasporto per la popolazione locale. Una bella cosa. Ci dispiace un pochino che magari le persone di Mazzano Ciliverghe debbano fare un po' più di strada rispetto alla centralità magari che si attende in una finale, però insomma, se si fa la Coppa Italia a Roma fissa, io credo che delle società di eccellenza lombarde vogliano in primo luogo uno stadio come questo, una cornice come questa, e poi tutto il resto credo che sia una cosa assolutamente adattabile per tutti quanti. Ma infatti dice bene su questa considerazione che ha fatto il presidente alla fine, dice: la finale di Coppa Italia si gioca sempre a Roma, cioè una finale di eccellenza è comunque un lustro, dunque non dico sia andati a giocarla in casa da Sobietese. Io posso riferire di quello che è il pensiero del consigliere Gianlauro Bellani, che è il consigliere che ha l'incarico di seguire questi eventi, cioè tutta la parte delle finali che si giocheranno a livello regionale. Non può essere, non possono essere i 30 o i 40 chilometri fatti di... Se tu mi dici percorrendo una strada impervia di montagna, ci siamo. Ma in autostrada, 10 minuti in più una in finale. Pullman, non possono assolutamente... Preferisco giocare 30 chilometri distante uno stadio da Dio, piuttosto che... Se ti offro un palcoscenico come quello che le due squadre hanno trovato ieri... appunto a Seregno, perché una tribuna gremita, una struttura che davvero ti fa respirare il calcio, quello vero, tutto quello che è stato un po' il contorno, la preparazione, il fatto che ci fossero anche ad un evento come questo la possibilità di averlo dato in diretta, e sono venuti fuori numeri importanti per pubblico presente, per chi ha seguito le dirette messe in pista sia da calciobresciano.it e da paolozerbi.com, davvero numeri che dicono, attenzione, che questo calcio, seppur quello che diciamo è il calcio dilettantistico, ma questa finale, questa gara, la partita delle partite, ieri ha avuto su di sé davvero
un numero di persone che hanno seguito la gara davvero importante. Davvero Paolo, importante. Prima di averci il servizio, so che tu l'hai già visto, eccetera, eccetera, un tuo commento su questa finale. Ieri avresti voluto esserci, sì. Però dovevi dividerti, dovevi essere un braccio di qua e un braccio di là. Avrei preferito che venisse sfruttato il giorno dell'Epifania, esatto. Purtroppo... Anche noi... malati di calcio. Esatto, infatti fino all'ultimo avrei voluto esserci, poi ho scelto di andare. Però l'hai vista, l'hai seguita. Sono tornato a casa da Castagnato, giusto in tempo per vedermi i supplementari e poi la sequenza dei calci di rigore, e ho apprezzato molto anche la cronaca fatta dai collaboratori di Paolo Zerbi. Mi è piaciuta molto e concordo con Claudio, cioè la scelta di Seregno è stata una scelta felicissima, a differenza di quella dell'anno scorso, che probabilmente è stata fatta senza pensare al grande entusiasmo che si sarebbe portato dietro. Seregno è un campo che ha bisogno anche di calcio vero, perché ci giocano, c'è il calcio femminile, non c'è più la prima squadra del Seregno. Logisticamente, come ha detto Claudio, è perfetto. Voglio dire, uscita autostrada. Due anni fa la finale si giocò a Lumezzane tra Ciliverga e Mapello. Non credo che quelli del Mapello si siano arrabbiati o imbufaliti perché assolutamente. Era Lumezzane. Proprio il Saleri è un campo meraviglioso. Posso testimoniarlo. Il presidente Arrigoni disse: ci offrite uno stadio che è per noi veramente qualche cosa, un sogno. Esatto. E quindi da questo punto di vista il fatto che si fosse giocata in provincia di Brescia con la squadra bresciana, ma i bergamaschi, invece non è stata vista così. Non mi ricordo bene la scelta dell'anno scorso, parliamo di sede Castelli Calepio. Brescia è a mezzo tra Leone. Esatto, esatto, esatto. Si era forse ragionato... Parlo di uno stadio che non era in grado di ospitare... tutte le persone che poi si sono presentate assolutamente alla partita. Ma già Lauro aveva cercato. Si era adoperato per cercare alcune altre sedi, poteva essere lo stadio di Caravaggio, ha sempre, così come lo ha fatto anche quest'anno, perorato la causa di poter essere ospite ad esempio allo stadio dell'Albino Leffe, perché anche lì parliamo di una struttura straordinaria, nuovissima, che ospita il calcio dei professionisti e che personalmente dico, per un presidente come il presidente Andrea Letti, che ha realizzato questa struttura, nella mia testa c'è sempre quella, la vorrei proprio far vedere anche a chi ogni domenica va invece ancora sul campo della terza categoria, della seconda, della prima, della promozione, dell'eccellenza, perché 20 giorni fa io sono andato a seguire Albino Leffe per Golettese. È chiaro che è uno stadio, è una cosa straordinaria, bellissimo stadio, ma ripeto, non è mancato nulla neanche a Seregno. Ci fermiamo per pubblicità e poi quando rientriamo andiamo a vederci proprio il servizio, un po' lunghetto perché poi ne sono successe di tante. Ieri è stata veramente una gran bella finale per chi era lì. Ci sono stati magari degli errori, come diciamo noi, errori dietro, potevi chiudere, però è stata spettacolare per i tifosi, ma ancora meglio di quelli per quelli della Solbiatese che hanno vinto. Pubblicità. Luca, rientriamo in diretta per l'ultimo blocco, cerchiamo, chi cosa, Felice, se allunghiamo qualcosina va benissimo. Partiamo perché il servizio su questa finale Coppa è un po' lunghino, però dobbiamo godercelo e ce lo rivediamo anche noi, Claudio, questo servizio, anche se l'abbiamo già visto, rivisto. Anche se hai ragione, perché stamattina l'ho visto prima appunto da calciobresciano.it. Poi ho dato un'occhiata a paolozerbi.com, poi mi è arrivato un messaggio WhatsApp che mi faceva vedere come aveva confezionato il suo servizio Arnaldo, e quindi l'ho visto tre volte anch'io. Ci siamo, dopo averla vista ieri questa bella finale, ma quando una è bella la rivo di volentieri. Andiamo a vederci la finale di Coppa di Eccellenza Lombardia giocata a Seregno fra Solbiatese e Ciliverghe. Domenica 7 gennaio 2024 allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno, con la cornice di 1200 spettatori, si è giocata la 22esima finale di Coppa Italia Lombardia d'Eccellenza. All'ultimo atto dell'edizione 2023-24 ci arriva ancora il Ciliverghe, che due stagioni or sono riuscì a portare a casa la Coppa battendo praticamente in finale il Mapello. Probabilmente non ci arrivano le squadre più forti dell'eccellenza, ma sicuramente ci arrivano le più brave a leggere tutto il percorso fino a qui disputato. Le finaliste sono Ciliverghe, come abbiamo detto, squadra bresciana, che ancora difende i colori bresciani dopo la vittoria l'anno scorso del Castel Brescia, e poi arriva la Solbietese, squadra valesotta, che difende i colori del girone A. Per mister Quartuccio, allenatore bresciano, e Belotti, capitano del Ciliverghe, è la seconda finale consecutiva e purtroppo per loro il finale è modificato leggermente, ma non cambia, lasciandoli grossa delusione e amarezza.
Una Coppa che ha visto cambiare più volte il proprietario in questi 120 minuti e più di partita, perché si è dovuto arrivare ai calci di rigore, dove il Ciriverghe è sembrato poterla portare a casa, ma alla fine la merita la Solbiatese e saranno loro a difendere i colori nazionali dell'eccellenza Lombardia. Sono tantissime le emozioni vissute nell'arco dei 90 minuti. Andiamo a vederci i gol che hanno deciso questa partita, questo pareggio che ha portato le due formazioni supplementari, poche emozioni, soltanto una nel finale, e poi si è dovuto, come abbiamo detto, arrivare ai calci di rigore. La gara si stappa subito dopo 120 secondi di gioco, quando una palla dentro da parte di Bresciani per Minessi trova il centroavanti delle Ciriverghe alla girata vincente rasoterra, dove il portiere Seitai non può nulla e il vantaggio del Ciriverghe. Passano però pochi minuti, la Solbiatese risponde alla grande su un calcio d'angolo battuto da Marin. La palla arriva a centro area di rigore, dove Sorrentino sovrasta Ondei e deposita la palla nel sacco per l'1-1. Dopo alcune altre emozioni, dove il Ciriverghe si dimostra più tecnico, forse più possesso palla, mentre la formazione solbiatese è pronta a ripartire, più aggressiva e anche nettamente più gamba rispetto ai bresciani, arriva il gol che porta in vantaggio la Solbiatese. Palla recuperata a metà campo dal numero 13 Novello, che serve Iervolino lancia sul settore di destra il man of the match, il numero 73 Milani si fa il campo, forse lasciato anche troppo libero dalla difesa del Ciriverghe, arriva, spara un diagonale alla destra del portiere Vigilati e dunque Solbiatese vantaggio per 2-1. Il Ciriverghe non ci sta, prova a reagire ancora prima che finisse la prima frazione di gioco, ancora con una palla dentro nei 16 metri, dove Minessi fa sponda per Triglia prova la conclusione, ma la palla è parata tranquillamente da Seitai. Si apre così la ripresa, dopo un calcio di punizione della Solbiatese arriva il pareggio della squadra bresciana, un battibatti in area di rigore, Minessi prova la conclusione, ribattuta, arriva la palla sui piedi di Cotello che dai 25 metri fa partire una pallombella incredibile e porta in parità 2-2. A questo punto ci crede la formazione del Ciriverghe, che prova con delle imbucate a servire i propri attaccanti, bravo sempre l'estremo difensore Seitai ad essere padrone della propria area di rigore, ma in un cambio di campo ancora la squadra della Solbiatese, abbiamo detto molto più veloce, trova il taglio per Milani entra in area di rigore, ricevuti arriva su di lui in modo scorretto, calcio di rigore che però Vigilati è bravissimo a rispondere alla battuta di Mira e a tenere sul 2-2 il risultato. Poco dopo è Minessi con una giocata dentro l'area di rigore a provare forse il cross sul palo opposto, invece trova una palombella che sembrava destinata nel sacco, la palla colpisce la traversa e finisce a fondo campo. E si entra nei minuti finali, praticamente all'89esimo, c'è una rimessa laterale battuta da Carminati, la palla arriva proprio a Tanghetti che poco prima aveva sostituito Triglia, palla dentro per Minessi, grande giocata ancora del centrovanti, ottima partita per l'attaccante del Ciriverghe che serve Cotello, imbucata del numero 10, arriva davanti ai Seitai, lo trafigge 3-2 e sembra la coppa in mano alla Ciriverghe. Sembra però, perché la palla poi al 92esimo arriva nell'area di rigore del Ciriverghe, per la paura di creare un altro calcio di rigore Torracca viene lasciato troppo libero forse di giocare la palla interno ai 16 metri e poi riesce a servirla per il numero 22 che la mette ancora nel 16 metri, dove Milani di tacco riesce a anticipare ancora i difensori del Ciriverghe e a riportare la situazione in parità. Incredibile, al 92esimo si va sul 3-3 e dunque si deve andare all'extra time. Milani, uomo partita, deve lasciare il campo per un infortunio alla caviglia, nei supplementari succede poco fino a quando si entra nei minuti proprio finali dei supplementari, dove Cristini alla palla buona riesce a saltare il proprio avversario e cerca un diagonale alla sinistra del Seitai, bravo l'estremo difensore della Solbiatese a chiudere lo specchio della porta. E serve la lotteria dei calci di rigore per decretare la vincente di questa finale di Coppa Lombardia di eccellenza. Parte male la Solbiatese con Mondoni che va a colpire il palo sul primo calcio di rigore. Poi dopo una sequenza di reti nel calci di rigore si arriva a Tengattini che batte il quarto calcio di rigore per la formazione del Ciriverghe in vantaggio e Tengattini si fa parare la conclusione alla propria sinistra e dunque si torna di nuovo in parità. Il quinto rigore lo segnano sia Minuzzi per la Solbiatese e sia Capitan Belotti per il Ciriverghe e dunque si va ad oltranza. Va sul dischetto per i neroazzurri Marin, la conclusione è ancora centrale, sembra la fotocopia del calcio di rigore durante i 90 minuti regolamentari, ancora una volta è bravo
vigilati a rispondere con i piedi. Sembra fatta per i Ciriverghe. Ma Cotello, che sino lì aveva realizzato due reti nel corso dei 90 minuti, batte in maniera troppo leggera il calcio di rigore con il saltino, Seitali indovina l'angolo e riporta ancora la situazione in parità. È il nono rigore a decidere chi sarà la squadra vincitrice di questa Coppa Lombardia di eccellenza. Va la battuta per i neroazzurri, il numero 6 Sorrentino, che spiazza vigilati portando in vantaggio la Solbiatese, mentre per i bianchi del Ciriverghe Cristini, che calcia il penalty alla sinistra del portiere Seitai, che è bravo ancora una volta a volare, a deviare la palla e dunque a far esplodere la gioia della formazione nero-azzurra. Da segnalare anche la perfetta direzione di gara del signor Beringhieri Marco di Lecco, con elevato le guardaline Cantile Nicolò di Treviglio e Mucciante Federico di Milano. Insomma, Paolo, abbiamo visto sia il capitano del Ciriverghe sia Quartuccio alla seconda finale consecutiva, seconda persa. Ha migliorato qualcosina dai tempi supplementari ai rigori, ma non ha un buonissimo rapporto con questa competizione. Il merito di arrivare fino in fondo, evidentemente, vuol dire che hai dei numeri. Però la considerazione che mi viene di fare, vedendo le immagini, due gran belle squadre, è stata una gran bella partita, l'arbitro mi pare di capire che ha lasciato molto giocare e questo ha sicuramente agevolato il gioco. Ma non sono le due squadre più forti. L'anno scorso c'era la Leon, grande squadra nel girone B, il CAST Brescia nel girone C, erano veramente due formazioni di alto livello. Queste non sono le due squadre migliori, no? Questa è un po' la due belle squadre da play-off. Sono due squadre da play-off che faranno sicuramente bene. Poi non so se la Solbiatese riuscirà a rappresentare la Lombardia a livello nazionale come fece il CAS Brescia l'anno scorso. Forse gioca troppo a calcio secondo me per arrivare fino a fondo, però sì, poi sono due strutture di competizione completamente diverse. In campionato protegge la più forte, sì, perché sì, è un percorso di 30 partite, 34 partite, la più forte esce. La Coppa sono partite secche, quindi tante volte l'episodio è determinante. Anche se mentre il Ciriverghe gioca in un girone C che pare già indirizzato, la Solbiatese invece secondo me ha davvero possibilità di recuperare, perché quella che abbiamo visto ieri è comunque veramente una bella squadra. È vero, giocano molto a calcio, soffre quindi qualcosa dietro e quindi mani, probabilmente non hanno quella mentalità, chiamiamola così, di essere primo non prenderle, perché hanno giocato a calcio. Però quando ti confronti con squadre nello stesso girone, secondo me, con la Solbiatese ieri ha dimostrato di avere davvero le carte in regola per poter fare la rincorsa nel girone di ritorno. Andiamo a sentire i due mister, dai, sia Quartuccio che Rota, cioè Quartuccio che purtroppo ha perso la seconda finale consecutiva, e poi andremo a sentire anche Rota, l'allenatore vincente. I due giocatori invece, il capitano Belotti è il migliore in campo, li potrete vedere tranquillamente in un targa, perché poi devo riparlare anche qualcosina di Orsa. Sentiamo prima Quartuccio. Sei la seconda finale consecutiva, lì si è perso l'anno scorso i supplementari, questa volta sei andato oltre, sei arrivato ai rigori. C'è di bello che la prossima la vinci, dai, Quartuccio. Partiamo con una battuta, anche se non sarai nello spirito di fare battute oggi. Sono migliorato, diciamo, dai, anche perché l'anno scorso mancavano 6 minuti per vincere le 90, quest'anno 1 minuto e mezzo. Quindi vive lui. Quindi va bene, sdrammatizziamo, poi sai, il calcio l'unica cosa che non è scontata è il risultato. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, poi degli episodi possono venire contro, altri a favore, e poi la lotteria dei rigori va come va, sappiamo che funziona. Facciamo i complimenti alla Solbiatese, che è una grande squadra, magari la meritavamo tutte e due questa coppa stasera, però solo una la può portare a casa, quindi complimenti a loro, gli faccio un grosso in bocca al lupo anche per le fasi nazionali, se lo meritano. Sono cose che purtroppo, come ti ho detto prima, non puoi controllare. Ci siamo divisi la partita, dai, abbiamo fatto un primo tempo un po' meglio loro forse, il secondo tempo abbiamo preso solamente un tiro in porta di tacco al 92esimo che gli ha dato il pari, però ci sta, va bene, chi fa gol alla fine la porta avanti, la partita è andata così. Mister, tu c'eri anche l'anno scorso, secondo me l'anno scorso, adesso tu mi correggi se vuoi, sono arrivate le due squadre più forti, erano arrivate Leone e CAS Brescia, quest'anno sono arrivate non forse le più forti ma le più brave. In questa competizione le più forti sono arrivate in fondo, perché noi abbiamo avuto un cammino difficile, non ci ha regalato niente nessuno, gli altri se sono usciti vuol dire che in questa competizione magari hanno avuto qualcosa in meno di noi, quindi quando è giusto prendersi i meriti bisogna prendersi i meriti, e dico che Solbiatese e Ciriverghe sono state le due squadre più forti delle 60.
Sì, abbiamo questo obiettivo di ritagliarci un posticino con le grandi, anche se diciamo che è il nostro primo anno, perché staff nuovo, una squadra completamente nuova, e vogliamo stare insieme alle grandi e provare fino alla fine a fare questi playoff. Non abbiamo pressione, la società ci lascia lavorare in maniera tranquilla, che è una cosa molto importante. Sicuramente faremo tutte le partite per vincerle, poi a fine girone di ritorno tireremo una linea, vediamo dove siamo arrivati. Dai, ti voglio chiedere, ti è mancato un po' Triglia, che sappiamo è arrivato in condizioni un po' così sta rientrando in infortunio, oggi forse lui è un po' mancato. Ma ha preso una botta importante, infatti mi ha messo un pochettino male, ha stretto i denti, ci ha dato tutto quello che aveva, quindi è stato un leone per noi. Certo che in condizioni magari giuste poteva dare qualcosina in più, però ha dato il massimo, sono contento. E andiamo subito invece a sentire allora l'altro mister, dopo... Ricordate che mancano 6 minuti alla fine. Esatto, ma poi allunghiamo i 2 o 3, parliamo di Orsa, gli rubo ancora il tempo all'Orsa. C'è Felix che sta già. Andiamo a sentire Rota, poi parliamo di promozione. Diamogli un secondo al buon Felix per preparare il servizio Rota, un paio di minuti ovviamente all'allenatore vincente di questa Coppa, che andrà, speriamo, a fare la cavalcata del Calcio Brescia. Rota. Sì, decisamente un'altalena di emozioni, direi infinita. Pensavamo, nel momento in cui c'è stato il rigore a nostro favore durante la partita, di poterla chiudere, non ci siamo riusciti perché il loro portiere è stato bravissimo. Pensavamo di averla persa completamente al 94esimo, perché eravamo sotto di un gol, e sono stati bravissimi i ragazzi a crederci fino all'ultimo secondo e a trovare il gol del pareggio. E poi ai supplementari, onestamente, pensavo di riuscire a vincerla senza andare ai rigori, perché comunque era ovvio che Ciliberghe, prendendo il gol all'ultimo minuto, era un po' moralmente sottoterra. Invece sono stati molto bravi a reggere l'urto, non abbiamo creato molto, però siamo andati anche un po' vicini. E poi vabbè, i rigori sono stati una cosa da cardiopalma, onestamente, che è andata, ha dato ragione a noi e meno a Ciliberghe, al quale devo fare veramente i complimenti, perché è stata una squadra totalmente all'altezza della finale, che ci hanno messo in grosse difficoltà, avevano quasi vinto la partita, non sono stati bravi a riprenderla, però veramente tanti complimenti al Civelli. Sul discorso della gamba sono d'accordo, che abbiamo 3 giocatori davanti con caratteristiche di esplosività, di velocità. Sul discorso dei rigori onestamente un po' meno, perché al 120esimo tutti quanti avevano difficoltà comunque nell'andare avanti. Sono stati molto bravi i miei ragazzi a essere concentrati, andare là, e non perché spesso ai calci di rigore si tende a dire vabbè ragazzi, vediamo come va, chi vince vince, stop. Invece sono stati bravi e concentrati ad andare sul dischetto e a calciare nella maniera più giusta, e questo ci ha portato alla vittoria. Guarda, sono onesto, le frasi un po' fatte non mi piacciono, però è chiaro che è vero, perché poi tu puoi giocare bene quanto vuoi, ma se poi non vinci la finale è chiaro che torni a casa con un morale molto basso. Ci siamo trovati con una squadra, ripeto, veramente all'altezza della situazione, e siamo andati ai rigori. Vabbè, ai rigori poi, ripeto, è stata un'altalena veramente indicibile, che solo chi era dentro può capire cosa si è provato. Sicuramente, perché poi dopo, sai, il discorso della Coppa Italia è un po' strano, perché all'inizio la snobbano un po' tutti, no? Poi quando comincia ad arrivare ai quarti finale, allora diventano partite diverse. Le prime partite sono sempre un pochettino di rodaggio, sai, all'inizio dell'anno così. Quando poi arrivi ai quarti finale, certamente tutti mettono a scuola la formazione migliore, ci mettono il 100% della concentrazione e dell'intensità. Quindi io non conosco il budget delle altre squadre, e onestamente non conosco neanche il nostro, e non mi interessa neanche. So che ho una squadra di grandi giocatori, ma di uomini veri. Oggi ci tenevo molto, perché la Coppa, ripeto, l'avevo vinta da giocatore, e ci tenevo molto a vincerla anche oggi da allenatore. Però poi ho avuto la fortuna di arrivare fino in fondo, perdere la finale nazionale, ed è bello. Quindi poi dopo, quando si riaprirà il capitolo Coppa, ne parlerò con i ragazzi, perché è un'esperienza anche umana per loro molto bella da vivere.
Quante cose vorrei chiedervi, ma ormai non vi posso più chiedere niente. Andiamo al campionato di promozione, perché con Claudio, visto che l'ho qua una volta all'anno, visto che riusciamo ad avere qualche minuto da parlare di Orsa e Eseo, che sappiamo che comunque loro ci seguono, anche se proprio con quel girone non riusciamo a seguirlo per motivi anche di tempo. Andiamo a vedere le grafiche un po' di questa Orsa e come ha chiuso l'andata. Claudio, poi vedremo anche i numeri. Bene per 10 giornate, là in cima alla classifica, a contenersi il primo posto in classifica. Poi le ultime, un po' un scivolone. Infatti nelle prime 10, 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta soltanto. Poi soltanto 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5. Perché? Sì, direi che le nostre difficoltà sono venute fuori alla fine di una gara vinta in maniera nettissima, 5-2 contro il Borgo Sottollo. Però è successo purtroppo un fatto spiacevolissimo: il nostro Matteo Ghidinelli in quell'occasione aveva già segnato 2 gol. Noi prendiamo il gol del 2-2 su una decisione errata del direttore di gara, una valutazione errata del direttore di gara. Ghidinelli scambia con il direttore di gara, c'è un momento un po' così e scatta l'espulsione. Matteo Ghidinelli è uno dei giocatori più maturi, più esperti dell'Orsa Iseo, però scatta l'espulsione e un po' la parola di troppo, evidentemente nel referto dell'arbitro, scattano le 4 giornate di squalifica. Ghidinelli in quel momento per noi era nella fase offensiva colui che riusciva a facilitare il gioco di Damiolini e di Baccanelli, perché Damiolini e Baccanelli avevano mandato in gol Ghidinelli ad esempio in quella partita, in altre occasioni è Ghidinelli che manda in gol i nostri due avanti. Mancato per 4 giornate, noi lì abbiamo purtroppo subito 3 sconfitte e poi fatto un pareggio e poi abbiamo ricominciato a, anche se sono venute avanti alcune partite importanti, Sporting Brescia, a Iseo ci ha costretto al pareggio, il San Pancrazio a Iseo ci ha costretto al pareggio, viene fuori un po' anche quella storia che dicevamo prima. In casa, quando eccola noi lì, siamo costretti a fare... No, è esatto contrario. Esatto, era in casa 5 punti casa e ultima e fuori casa... Sì, chiedo scusa, esatto, ecco, in casa... No, dalla mia grafica è esatto, sbagliata. In casa quando siamo costretti a fare la partita evidenziamo evidentemente qualche lacuna, fuori invece non è stato così ed ecco perché avevamo raccolto i punti. Diciamo che ci siamo rimessi in marcia nel riavere poi appunto Ghidinelli a disposizione, non che fosse l'unico uomo della squadra, ma a mio avviso quell'assenza l'abbiamo pagata un pochettino cara nel momento topico del girone di andata. Ripeto, 4 partite, 3 sconfitte e un pareggio. Orsa Iseo che quindi si stacca un pochino, vengono fuori uno Sported Maris che è di una solidità straordinaria, fa un gol, lo difende, è difficile fargliene e quindi viaggia bene in classifica. E le due che sono davanti, la Vigenzi noi l'abbiamo affrontata all'ultimissima giornata, è maturato un 2-2 molto positivo per noi che ci ha fatto vedere una squadra in salute. La Vigenzi l'avevamo affrontata anche nella prima fase appunto nel girone della Coppa Italia, ma noi non eravamo a posto e quindi ho visto una bella squadra che è là non per niente. E c'è un Cellatica che da inizio stagione ha manifestato la volontà di fare bene, vorrei dirvi di vincere questo campionato perché vogliono salire di un'altra categoria e quindi da questo punto di vista anche le operazioni di mercato sia per la Vigenzi sia per il Cellatica sono state fatte con l'arrivo di alcuni giocatori diciamo importanti di nome portati. Beh, anche voi non siete stati da me. No, non siamo stati, però non abbiamo portato il giocatore, quello che il Cellatica ha preso, l'attaccante che arriva da giocatore importante, comunque ha fatto eccellenza e così via. Abbiamo preso alcuni giocatori, magari un po' più giovani, che hanno necessità di giocare, di dimostrarsi, di fare davvero partite. Prima parlavamo... Uno è Lieto. Prima parlavamo di Lieto, ad esempio, perché il Breno
ci ha dato in prestito per la seconda parte di stagione e subito ha fatto vedere le qualità negli allenamenti, poi vedremo un po' come si inserisce nel gruppo, così come il giocatore è arrivato da Bergamo, il centrale difensivo che era la forza e costanza, e, però Laini, che oggi è anche il suo compleanno, difensore anche lui che era a Cazzago Bornato, giocava poco di proprietà del Brino. Chiedo scusa, ecco, sì, era ad Arfo anche. No, però ha giocato, a Cazzago ecco. Non ha trovato spazio, sì, esatto. Era ad Arfo, ad Arfo sì. Giocava l'anno scorso. Esatto, e insieme a Laini anche qualche altro giocatore, insomma, abbiamo portato dei giocatori che ci hanno fatto vedere adesso nelle ultime partite una squadra, se vogliamo, anche migliorata, con un buon passo durante la gara, però magari non abbiamo i giocatori di grido. L'Orsa è neopromossa, stavo dicendo, nei play-off, l'obiettivo può essere i play-off. Assolutamente, l'Orsa è una formazione neopromossa, una società che ha fatto, come possiamo dire, ha guadagnato le categorie senza però maturare, vorrei dire, l'esperienza, quindi terza, seconda, prima, è chiaro che adesso bisogna, come dice il Presidente, assestare la società, riuscire a portare in società anche delle figure dirigenziali, perché quelle società dove ci sono quattro che si dannano, a un certo punto poi pagano dazio, bisogna che l'Orsa Iseo sia capace di costruire invece un entourage di dirigenti per dare davvero forza alla società. Poi il risultato, da neopromossa io dico arriviamo ottavi, decimi o dodicesimi, benissimo. Tu lo dici, il tuo presidente non lo dice però. Mio presidente continua a dirgli, lui mi rimprovera quella che io gli dico, presto tu parli troppo. Però il mio presidente adesso ha imparato a metterci un pochino più di attenzione, quindi predica che assestarsi in categoria è un ottimo risultato, centrare l'obiettivo dei play-off è un po' il sogno di questa Orsa Iseo. Se guardiamo anche la classifica, cominciano ad esserci una certa distanza in punti, per cui non hai più 30 gare, ma ne hai solo il girone di ritorno, bisogna essere anche obiettivi, o qualcuno là davanti si suicida. Se però in questo momento sei con Asola e Sporting, saresti al quinto posto, saresti dentro. Sì, due o sì. Tre giocatori hai. Sì, siamo fuori, mi pare, per la sì, differenza per reti, sì, sì. Però sono sicuro che... ecco, l'Asola invece è una squadra che fa delle mura amiche... La battaglia. La sua forza, la sua perché vera hanno forza. Hanno un campaccio. E il Cellatica, la prima di domenica, ce l'ha proprio ad Asola, ad esempio. Giocherà proprio. Senta il motore la struttura di Iseo, perché lo stadio dei Rossi è bellissimo. Sì, poi il campo da grande terreno. Il terreno, però, esatto. Mi dicono essere abbastanza. Ma lei ha trovato la soluzione, claro. Ho giocato tutto in trasferta, quindi è un po' no, beh, allora, le tribune, eccetera. America. Sì, la questione qual è? Che purtroppo in un inverno molto freddo il terreno resta solido, sodo, e quindi non. Un inverno invece come questo, un autunno bravissimo, noi in questo momento abbiamo un terreno che ha qualche problema e crediamo che le qualità della nostra squadra, almeno questo è quello che ci dicono un po' i tecnici, il mio direttore sportivo Paolo Nodari dice assolutamente, noi siamo una squadra che deve fare gioco e per fare gioco dobbiamo avere un terreno che ci aiuti, un che po' ci fighetti, dai, diciamo, così, terzo miglior attacco, decima difesa, otto gol Baccanelli e Calcanoniere, questi sono numeri, sono un po' fighetti, squadra che vuole, gli piace giocare bene a pallone, un po' come la Subia Tesa Ciliverga ieri, loro però ieri si sono giocati una finale di Coppa, ma vediamo andare avanti se queste riusciranno così. Beh, Felix mi sta facendo cenni, sì, Claudio, 5 minuti, esatto, che io volevo dedicargli più minuti all'Orsa, vabbè, Claudio, abbiamo parlato anche di Coppa, è stata una serata con noi, volentieri riprendiamo l'anno così, l'anno del calcio giocato, perché domenica non solo scendono in campo tutte dell'eccellenza, ma torna a giocare l'Orsa, abbiamo detto, anzi ce l'ha detto lui, le prime tre casalinghe, 2/3 casalinghe, saranno giocate. Sì, al sono campo tre, di Arnaldo, perché noi avevamo fatto un'inversione alla seconda giornata, quindi anche con l'Union Team Marmirolo giocheremo in casa, e in questo momento abbiamo scelto, anche perché siamo ospiti della struttura di Adro, l'ex campo del Franciacorta, anche in questa fase invernale, durante le sedute di allenamento, proprio perché purtroppo a Iseo abbiamo
una pecca, una carenza che è il campo numero due che in questo momento sta soffrendo e quindi dobbiamo far lavorare le squadre del settore giovanile e abbiamo scelto la via dell'esilio volutamente, siamo adro proprio per questo momento invernale. Stefano e Paolo, vabbè, abbiamo parlato tanto, Stefano tornerà in grande forma lunedì prossimo. Siamo pronti. Pronti a seguire Albino Gandino Cenate, vediamo questo campionato di promozione, questa volta il girone qua dove ci sono le bergamasche, ma pronti a seguire tutte le altre categorie, si partirà dall'F Pianico, Sovere che gioca anche lui fuori casa, insomma tutte le formazioni che tornano in campo, ricordiamo a partire da Eccellenza, mentre la Serie D continua a giocare e anzi, lunedì prossimo parleremo anche del turno infrasettimanale di Serie D che va subito a prepararsi per questo girone di ritorno. Grazie a Paolo. Grazie a voi. Grazie a Stefano. Siamo in chiusura in questa puntata eccezionale ancora i tempi supplementari. Grazie soprattutto a Claudio Falconi di essere stato qua con noi. È un piacere essere stati in vostra compagnia e ospiti presso Antenna 2. A tutti i nostri sponsor che ovviamente ci permettono di andare in onda, Felix in regia, adesso non abbiamo più il camera perché abbiamo la tecnologia nuova, dunque non serve più avere il tannic. Forse era meglio non dirlo. No, però, a casa non se ne accorge assolutamente. Io invece l'ho detto prima, testimonio il fatto che Antenna 2 ha credo che dal punto di vista proprio della tecnologia abbia fatto un salto avanti. Dico a chi invece sta in regia, ci deve essere sicuramente un modo per presentare anche l'ospite che tende ad essere smagrito. Io ho fatto un'operazione di Photoshop con il mio presidente in occasione del suo compleanno, l'abbiamo vestito con una maglia del rosso. Sì, anche il tuo presidente, anche lui è uno che gli piace. Un pochino, lui dice di no, continua a dire di no. Mi piace il panettone e il pandoro anche al suo presidente. Salutiamo Vittorio Corradi, presidente dell'Orsa Iseo, un grandissimo presidente. Grazie a tutti, l'appuntamento sempre lunedì sera dalle 20:10, si ricomincia con la tutta D a tempi supplementari eccetera eccetera e si andrà fino a sempre, avanti, fino a mai praticamente, perché poi ci sono anche i campionati europei. Buona serata.